Vi siete mai chiesti che orologi indossano i VIP italiani? Ciao a tutti ragazzi e bentornati su PrestaDiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Ecco a voi il primo episodio di una serie in collaborazione con Italian Watch Spotter, una bellissima pagina Instagram tutta italiana che si occupa appunto di spottare gli orologi dei nostri VIP più famosi. Ecco, in ogni video andremo a vedere 10 VIP con i loro 10 orologi. A voi il video! I primi due VIP che ho scelto sono probabilmente la coppia più famosa d'Italia. Fedez e Chiara Ferragni non hanno bisogno di troppe presentazioni, possiamo semplicemente definirli i più grandi influencer italiani. Possiedono una vasta collezione di orologi di lusso e nel video di oggi ho scelto di inserirne due. In questo scatto Fedez indossa uno stupendo Patek Philippe Nautilus Chrono, realizzato completamente in oro rosa. Prezzo di listino? 78.450 euro. Bello orologio, eh? Passiamo alla Ferragni, vista più volte indossare quello che personalmente ritengo essere il più bel Rolex moderno, uno stupendo Rolex Submariner in configurazione acciaio oro con quadrante e ghiera blu. Prezzo di listino 12.500 euro. Beh, possiamo decisamente dirlo, la coppia ha buon gusto riguardo gli orologi. Il prossimo è Francesco Totti, lo conosciamo tutti, è uno dei calciatori più amati dell'ultimo ventennio. In questo scatto Francesco indossa un Rolex Daytona con quadrante bianco, uno degli orologi più amati e desiderati del mondo. Il prezzo di listino di questo stupendo Rolex è di 11.500 euro. Un super classico. E bravo Francè. I prossimi due sono presentatori della TV, probabilmente tra i più amati. Il primo è il grandissimo Gerry Scotti. Appassionato e collezionista, è stato visto indossare il nuovo Rolex GMT Master 2 con ghiera nera. Il prezzo di listino di questo orologio è di 7.800 euro. Segue Maria De Filippi, decisamente la conduttrice più amata e seguita d'Italia. In questo scatto la vediamo indossare un pezzo da 90, uno stupendo Rolex Daytona Vintage anni 70. Soprannominato Paul Newman, proviene probabilmente dalla collezione del marito Maurizio Costanzo, grande appassionato e collezionista. Le quotazioni per orologi vintage così rari e ricercati si aggirano intorno alle 150-200.000 euro. Sì, avete capito bene. Un pezzo veramente stupendo, che vedo al polso di Maria molto spesso. Cambiamo stile parlando di un VIP proveniente da un altro settore dell'intrattenimento. Il giovane youtuber Surreal Power, che si occupa di gaming, indossa un pezzo davvero intenditore, ossia Rolex GMT Master 2, soprannominato Occhio di Tigre. Un pezzo veramente molto ricercato dai collezionisti, e sono molto felice che un altro ragazzo giovane come me riesca ad apprezzarne le qualità. Il prezzo di mercato di un orologio come questo è di circa 11.000 euro. Ed ecco uno dei personaggi probabilmente più discussi della storia italiana, Silvio Berlusconi. In questo storico scatto il cavaliere indossa un super classico, un Patek Philippe Calatrava vintage completamente realizzato in oro giallo. Una stima approssimativa per questo pezzo è di 7.500 euro, un orologio veramente importante. Il prossimo è il famosissimo cantante Rovazzi. In questo scatto indossa un esotico Hublot Big Bang cronografo con cassa in oro rosa. Il prezzo di listino di questo bellissimo orologio è di 37.700 euro. Ecco uno dei personaggi più carismatici della televisione. Lo chef Cannavacciuolo, grande appassionato di Breitling, indossa in questo scatto il suo superbo Navitimer, con cassa in acciaio, uno degli orologi da aviatore più iconici di sempre. Il prezzo di listino di questo cronografo è di 5.500 euro. E lasciatemi fare una battuta cringe. Chef, hai buon gusto. Ultimo ma non meno importante. Ho deciso di dedicare uno spazio in questa puntata ad un grande italiano, che purtroppo non è più con noi. Il grande Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fiat Chrysler. In questa foto Sergio indossava un superbo IWC portoghese calendario perpetuo in oro rosa, un orologio importante al polso di un uomo decisamente importante. Vi lascio qui sotto in descrizione il link al mio profilo su Patreon, una piattaforma che per chi non la conoscesse permette a creatori di contenuti come me di portare avanti il proprio progetto su YouTube. Ringrazio i miei primi 5 supporters, i miei primi 5 Patreon, ossia Alessio, Carlo, Jacopo, Nicolas e Riccardo, ragazzi. Il vostro supporto, come sempre, è fondamentale. Se avete delle idee o suggerimenti su quali VIP inserire nel prossimo episodio, non dimenticatevi di scriverlo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like qui sotto, che come vi ricordo aiuta veramente tantissimo il canale nella crescita. Magari commentate per generare dibattito insieme a me o agli altri utenti. E se desiderate ricevere altri contenuti su orologi in futuro, iscrivetevi cliccando questo link. Grazie a tutti.